Eccoci, buongiorno, ci ritroviamo qui con il terzo appuntamento con il TG Casa Sanremo News, in questo spazio di circa un quarto d'ora che dedichiamo ogni mattina tra le 10 e un quarto e le 10:30 al festival, ma soprattutto a quello che succede attorno al festival. Vi do un dato che è praticamente di pochi minuti fa, perché i dati Auditel, che sono il dato più atteso ovviamente del giorno dopo, sono arrivati attorno alle 10:05, 10:10. Amadeus batte di nuovo se stesso, quindi ovviamente tutta la RAI, Amadeus in primis, staranno gongolando. A mezzogiorno è attesa la conferenza stampa dell'organizzazione, dove verranno dati poi nel dettaglio anche i momenti più seguiti durante la lunghissima puntata di ieri sera. La media dei telespettatori ha sfiorato gli 11 milioni, attestandosi al 62,4 di share. Qualche ascoltatore in meno rispetto alla passata edizione, ma è lo share ad aumentare vertiginosamente, quasi l'8% in più. Ripeto, a mezzogiorno troverete tutti i dati su Sanremo News, sulla nostra testata che racconta il festival e la città, e vedrete, verranno proprio dati tutti i dati sui momenti di particolare rilievo. Sicuramente ci sarà l'apertura con Benigni e l'inno nazionale, la presenza di Mattarella. Attesissima il primo ingresso di Chiara Ferragni e poi il suo monologo, e poi vabbè, lo sappiamo tutti, i giornali non parlano d'altro. La scenata che ha fatto Blanco, discutibile o non discutibile, non sta a noi giudicare. Comunque, insomma, lo sta facendo la rete. Insomma, anche quello sarà stato sicuramente uno dei momenti più visti della serata. 14 canzoni, 14 brani. La sala stampa, che ieri sera ha votato, per il momento parliamo di un dato parzialissimo, ha decretato il podio Mengoni, Elodie, Coma Cose. Stasera gli altri 14 brani, un'altra serata lunghissima, e vedremo poi, insomma, nel proseguo del festival se i voti della sala stampa coincideranno con il gusto del pubblico, con il voto del pubblico. Ma questo spazio vuole soprattutto raccontarvi quello che succede fuori dal palco dell'Ariston, perché quello lo possiamo vedere tutti. Ed è spesso ciò che succede in sala stampa. Ieri sono iniziate le conferenze degli artisti, che vengono anche qui al Palafiori, che si trova proprio sopra di noi. E durante la conferenza stampa di Elodie c'è stato Enrico Lucci, inviato storico volto delle Iene, ma ieri qui per Striscia la Notizia, che ha fatto un siparietto carino con Elodie, garbatissima, si è prestata al gioco. Nessuno aveva riconosciuto Lucci perché aveva un cappello in testa, era in una mise un po' in incognito, ma poi quando è partito con le sue provocazioni lo abbiamo riconosciuto tutti. Abbiamo strappato un piccolo video, qualitativamente non bellissimo, ma è stato proprio fatto velocemente, all'improvviso, proprio cogliendo un momento inaspettato. Prego, mandate pure la clip, grazie. Abbiamo capito a chi ti rivolgi. Poi sono molto toccanti le prime parole. C'è che mi fai agitare, cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Ecco, ma perché questa dedica a Matteo Salvini? Non lo so perché l'ho fatto in un momento di, non so, sai la musica come lo sai bene, no, Enrico? Perché Matteo Salvini ti fa agitare? Non lo so, tante cose mi fanno agitare e non me ne rendo conto. Non lo so, veramente devo rispondere con molta onestà. Non lo so, spero di non essere stata deludente. Senti, una piccola polemica che c'è stata, che Marracash ha detto che c'ha una moto più veloce di quella degli Iannone. Non è vero. Sì, ha detto Non così. ce l'ha, però. Quindi non credo che l'abbia detto. Gli vuoi mandare un messaggio a Salvini, gli chiede due paroline canucce. Buon appetito. È una cosa carina, buon appetito.
Ecco, Elodie davvero, davvero carina e garbata, oltre al fatto, insomma, che ieri era abbigliata in un modo strepitoso, è piaciuta veramente a tutti in modo totale. Però ieri mattina c'è stato anche un altro episodio che Sanremo News ha raccontato, perché ha creato davvero dei problemi di disordine pubblico e ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire in modo massiccio per evitare che succedesse il peggio. Marco Mengoni era il Globo, ospite di Fedez, ovviamente era stata annunciata la sua presenza, c'erano centinaia e centinaia di persone ad attenderlo. Se mandiamo le foto che abbiamo scattato ieri mattina, davvero ci sono stati dei momenti di tensione, perché persone schiacciate sulle macchine parcheggiate, sono dovute intervenire le forze dell'ordine, e questo ha messo in rilievo un po' quello che sono i problemi di viabilità e anche di congestione della città, già di per sé molto caotica, molto difficile, durante le giornate del festival in modo estremizzato, ovviamente. Però appunto si temeva che qualcuno si potesse fare male, fortunatamente non è stato così, però questo fa capire come Mengoni attiri migliaia e migliaia di persone. Era veramente un caos ieri al Globo. E tra l'altro un'altra curiosità è anni, magari chi non segue il festival da tanto tempo non lo sa, ma è anni che si parla di una nuova location per il festival, perché l'Ariston è molto piccolo, è obsoleto, e sia gli artisti che la RAI chiedono una nuova struttura. Ovviamente si parla da anni del Pala Festival, se ne è parlato anche ieri in conferenza stampa. Amadeus ha detto: per me l'Ariston è un luogo sacro, però si sta pensando al dopo festival, al dopo Amadeus, che sappiamo condurrà ancora la prossima edizione, raggiungendo 5 edizioni consecutive, cosa che avevano fatto solo Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Adesso anche Amadeus avrà questo suo record personale, però dal 2025 appunto non ci sarà più lui, e bisognerà capire che cosa succederà. Ovviamente il sindaco Biancheri ha detto: possiamo fare tutto quello che si vuole, io da solo come comune non ce la posso fare. È sempre una questione di soldi. Ha fatto capire che se la RAI e la regione Liguria fossero interessati a trovare un'alternativa all'Ariston, Sanremo sarebbe disponibile, ma ha bisogno di un aiuto economico. Proprio Biancheri, che è ovunque, il sindaco in questi giorni, ieri lo abbiamo intervistato mentre usciva dalla prima serata, e ha fatto un piccolo bilancio di quella che è stata appunto la serata che lui ha vissuto in prima fila. È una serata lunghissima, sentiamo che cosa ci ha raccontato al volo uscendo dall'Ariston. Sindaco, per Sanremo News una battuta veloce, un commento. Dobbiamo ancora iniziare praticamente con una prima serata in cui non è mancato proprio niente. Ma diciamo che è stato un inizio incredibile, no? Con la presenza del presidente, del signor presidente, del Convenini, che ha fatto 15 minuti veramente di intensi e molto molto profondi. Devo dire, è stata per me una bellissima serata. Poi abbiamo avuto anche lo show di Blanco, che non si è capito, voglio dire. C'è chi la legge come un oltraggio ai fiori di Sanremo. No, ma io sicuramente guardiamo tutto quello, il grande lavoro che si fa durante il festival con Amadeus, Gianni Morandi e la Chiara Ferragni, che danno buchi a tutti, danno questo gesto di regalare i fiori di Sanremo, che secondo me è un gesto bellissimo, e cancelliamo dalla testa quello che ha fatto Blanco. Buonasera a tutti. Ecco, il sindaco ovviamente ha toccato i punti principali della puntata, che lui ha vissuto dalla prima fila, quindi da una postazione privilegiata. Anche lui, insomma, ha fatto cenno a quanto accaduto sul palco con l'esibizione di Blanco. Ci sta, è stato un commento sicuramente da politico, da bravo politico quale è il sindaco di Sanremo, però ha toccato tutti i punti nodali. Adesso appunto si attende la conferenza dell'organizzazione, dove chiaramente i giornalisti chiederanno ragione e spiegazione di tutto quello che è successo. Sicuramente non mancheranno le domande sull'attesissimo monologo di Chiara Ferragni di ieri sera, e chiaramente
su quello che ha fatto Blanco, e speriamo che ci sia anche spazio per fare domande sulle canzoni, che poi è la cosa più importante del festival. Tutte le informazioni, tutte le notizie su sanremonews.it, e se volete potete anche guardare sulle nostre pagine social il video di 25 minuti di video che sono stati fatti proprio chiedendo alle persone in uscita dall'Ariston un commento a caldo su tutto quello che è successo ieri sera, prima puntata. Ci attende stasera la seconda lunghissima puntata, potete seguire tutto su sanremonews.it. Grazie e buona giornata a tutti.